trarre beneficio dall'uso della cannabis terapeutica sono costretti a fare una specie di calvario. Si tratta di malati gravi, come quelli di sclerosi multipla, come quelli che sono sotto terapia chemioterapica per un tumore molto grave, i malati di AIDS, coloro che sono, che hanno il glaucoma. Quindi non si capisce perché nel nostro paese non ci sia questa possibilità e addirittura noi siamo costretti ad importare dall'Olanda un farmaco che si chiama il Betrocan per questi malati, che però non riescono ad accedervi, sono un centinaio quelli che hanno questo privilegio, perché ricordiamoci che la legge lo consente, però gli ostacoli burocratici sono talmente tanti che diviene impossibile. L'altra cosa che è assurda nella nostra legge, se uno vuole essere un minimo ragionevole, noi sappiamo che chi detiene per uso personale cannabis o marijuana o altre sostanze stupefacenti non è sottoposto a sanzioni penali, mentre chi si autocoltiva una pianta per uso personale rischia la galera, e in galera ci vanno, perché io li ho visti, da 1 a 6 anni. Quindi che almeno sia equiparata alla detenzione, questa è la nostra proposta, noi che siamo favorevoli alla legalizzazione, per non arricchire, come avviene oggi in un modo veramente vergognoso, mafia, camorra, 'ndrangheta, Corona Unita, mettendo peraltro in pericolo i nostri giovani. Perché? Perché un consumatore è costretto ad andare dallo spacciatore e lo spacciatore avrà tutto l'interesse che quel ragazzo, magari immaturo, in Italia sono 4 milioni i consumatori, divenga a sua volta uno spacciatore per i facili guadagni. E allora tutto questo diventa criminogeno. Sempre più spesso ci capita, per esempio, di ascoltare notizie, per chi le sa cercare perché poco passano, anche di forze dell'ordine che sono coinvolte in questo traffico. Allora è un sistema che crea criminalità e crediamo che dobbiamo dire basta. La manifestazione? Ma viene cosa? Aspetta. E ragazzetto, non viene? Pannella? Ma che pannella? Quella è rincoglionita. Invece tu no. Boh. Tu non sei rincoglionita. No, io no. No, bravo. Tu sei forte. Vabbè. Si tratta di aspettare alcuni minuti. Io se non ci sono i malati non inizio. Da buon medico. Da buon medico. Guarda lei. Ma io cerco quello giovane. Perché pure lì è bella e giovane, hai visto, è diventata bella asciutta, sta a fare 14 giorni di sciopero della fame. Ha fatto male. Come ha fatto male? Sono quelli che sono famosi, non fanno niente, lo Stato è fuori legge. Che vuoi fare? E che io fa fare? La lotta per i diritti di tutti, anche per i tuoi. I miei, a me mi hanno levato tutto, che è diritto di parola. Ma che ti hanno levato? Tu sei l'unica che c'ha il diritto di parola in Italia. Parli, parli sei perché, sempre in televisione, su internet. Ce lo dico come perché quello, dice le cose giuste, Frank. Io dico quello che penso. Hai capito? Qual è l'ultima cosa che l'ultimo che ti ha fatto incazzare sto periodo? Che mi ha fatto incazzare l'ultimo. Ne stanno a fa incazzarsi i fide mignotti, che una volta si buttano di qua e una volta di là. Noi invece radicali siamo sempre. Invece ecco, sempre così. Sempre uguale. Sempre uguale. E io posso, specialmente io. Hai capito? Oh, ha riniziato il freddo, ti sei attrezzata, eh? Questo sa chi mava. Fittata. Se tu dicessi. Dì, Berlusconi l'ha regalato. Berlusconi. Sì, questa. Vabbè. Mi ricordo. Che fai vodka? Non si fa questo fuori dalle telecamere. Milani, Mario Staderini, c'è la deputata radicale Elisabetta Zamparutti, qui alle mie spalle Maria Antonietta Farina Coscioni, cerchiamo disperatamente il deputato Maurizio Turco,
che io non ho capito quanti sono i giorni di sciopero. Dal 18 settembre. Dal 18 settembre, quanti vengono? Più di 50? Una cinquantina, così come se niente fosse. Allora, che dite, cominciamo? Ho qualcosa di prezioso qui, ai miei piedi. Però dovremo parlare, poi c'è Marco Pannella che incombe, già ci ha detto che siamo tutti drogati, e spero che si avvicini. Dovremo aspettare un po' prima dell'iniziativa concreta, diciamo, al sodo, perché dei malati di sclerosi multipla soprattutto hanno avuto difficoltà di traffico e 10 minuti fa si trovavano sulla Tuscolana, quindi non so quanto ci vuole per arrivare qui, ma credo un bel po'. Allora, Italia chiama USA, sappiamo quello che è avvenuto con i referendum che si sono svolti negli USA in occasione della elezione del presidente, e sappiamo anche che alcuni risultati sono stati clamorosi, perché se già molti stati americani avevano legalizzato la cannabis terapeutica, adesso siamo arrivati al punto in cui alcuni stati hanno legalizzato anche l'uso ludico della cannabis, con la possibilità di detenere fino a 28 grammi di marijuana. Facciamo un salto nell'oceano e arriviamo qui in Italia. Allora, qui in Italia, sebbene sia possibile per legge, nonostante la famigerata Fini Giovanardi, poter avere accesso alla cannabis terapeutica, come accade spesso in Italia, che le leggi sono carta straccia, in realtà questo accesso è negato. Negato a migliaia e migliaia di malati che potrebbero trarre beneficio, ormai dimostrato scientificamente, per le loro malattie, sclerosi multipla, si dice anche recentemente in Canada la sclerosi laterale amiotrofica, che sembra che prolunghi la vita di 3 anni con l'uso. Con coloro che sono in trattamento chemioterapico per un'operazione grave di tumore, per coloro che sono affetti da glaucoma. Ecco, in realtà saranno un centinaio le persone in Italia, in tutta Italia, che hanno accesso a questo tipo di farmaci. Altra assurdità. Noi siamo costretti ad importare, noi con il nostro clima meraviglioso, siamo costretti ad importare questi farmaci dall'Olanda a caro prezzo, ci costa tantissimo, il Betrocan costa 600-700 euro, che vengono pagati dalle ASL, quando l'ASL decide di pagare e di fornire questo farmaco. Insomma, la produzione sembra che per noi sia vietata, c'è solamente un laboratorio a Rovigo che fa questo tipo di coltivazione, ma solamente per ricerca di tipo scientifico, e questi prodotti non possono essere utilizzati per la cura degli italiani. Insomma, diciamo che sono cose irragionevoli, che non si spiegano, e così come è irragionevole che i giovani e i meno giovani, perché io credo che fra i 4 milioni, non stiamo parlando di poche persone, fra i 4 milioni di consumatori di hashish e marijuana in Italia non ci sono solamente i giovani e i giovanissimi, ci sono persone di tutte le età,
E allora lo Stato italiano, che si dimostra sempre più criminale, e lo dimostra la situazione della giustizia e delle carceri, preferisce che questi più o meno giovani, ma io penso soprattutto agli adolescenti, preferisce che vadano a rifornirsi dal mercato criminale piuttosto che autocoltivarsi le loro piante per l'uso personale. Perché dico preferisce? Preferisce perché sottopone chi detiene per uso personale, rifornendosi al mercato criminale, a sanzioni amministrative, mentre prevede la galera da 1 a 6 anni se il fatto è lieve, o da 6 a 20 anni se il fatto è più consistente, se si autocoltiva la pianta, una o due piante. Ma tutto questo non è irragionevole. Ma si preferisce mettere i giovani nelle mani degli spacciatori che poi sono interessati ad avere altri spacciatori, altri da reclutare? Ma un ragazzo a quell'età può essere attratto da facili guadagni, ed è così che si perpetua questa legge criminale che vediamo sempre di più. E lo leggiamo, per chi sa leggere i giornali, perché in televisione poco si vede, che anche le forze dell'ordine, una parte certamente minoritaria delle forze dell'ordine, sono invischiate in questi traffici. Noi abbiamo il generale dei carabinieri, Ganzer, che non solo ha avuto 9 mesi di condanna e non per detenzione, 9 anni di condanna e non per detenzione per uso personale, insomma, no? Il traffico era un po' più consistente. 9 anni di condanna, non solo ha avuto questi 9 anni, ma continua ad esercitare, continua ad essere il generale dei carabinieri e a fare le sue investigazioni, a fare tutto quello che faceva prima, nonostante questa condanna, certo in primo grado. Noi radicali siamo i primi garantisti e vogliamo che arrivi alla sentenza definitiva, però comunque magari metterlo un attimino a riposo lo si poteva fare. Non è stato fatto, ma non voglio soffermarmi su questo, voglio dire che leggi così, leggi proibizioniste sono criminogene, corrompono gli stati. Se vi ricordate, forse Maurizio si ricorda la data, qualche anno fa, quando facemmo la conferenza stampa qui davanti, già qui dentro nella sala stampa Montecitorio, era il 2007 mi pare, io dissi nel corso della conferenza stampa, attorno ai palazzi della politica si sente, era una conferenza stampa antiproibizionista, si sente sempre più parlare napoletano. Naturalmente tutti i politici napoletani mi si sono scagliati contro, volevo dire che il riciclaggio dei profitti del narcotraffico avveniva proprio in ristoranti, bar, alberghi, proprio qui attorno ai palazzi della politica. Poi sapete che è stato chiuso quel bar lì, poi sapete che sono venute fuori molte cose e adesso sono gli stessi procuratori a dire che c'è questo riciclaggio forsennato per cui i soldi del narcotraffico vengono ripuliti in attività commerciali, certamente qui nel centro storico, redditizie. Ma quelli che stavano là dentro nel 2007, quello che vedevo io, che vedevamo noi, non lo vedevano? Non vedevano che esercizi commerciali aprivano e chiudevano nel giro di 3 mesi, ristrutturavano tutto, avevano bisogno, questo lavaggio era frenetico? Non lo vedevano? Beh, io non voglio avere sospetti, ma insomma, forse lo vedevano. E allora, stanno arrivando in questo momento i malati, cioè i malati, in realtà sono
delle persone in determinate condizioni fisiche che però non si sono arrese di fronte agli ostacoli burocratici che gli impedivano di accedere ai farmaci a base di cannabis. Sono dell'Associazione Luca Coscioni, sono militanti radicali che hanno voluto portare avanti con noi questa lotta. E quindi, vedete, e poi la loro vita, così come viene vissuta, diventa speranza per gli altri e loro si sentono meglio solo per questo, perché non stanno pensando solamente a risolvere il loro problema personale, ma cercando di risolvere il loro problema personale, cercano di risolvere i problemi degli altri, problemi che sono determinati da uno Stato criminale, sempre più antidemocratico. Facciamo attenzione a questa cosa, perché l'antidemocrazia, la violazione dello Stato di diritto, poi ci riguarda tutti e può divenire la sofferenza per ciascuno di noi, se già non l'è divenuta. Ah, vieni. Andrea Trisciuoglio. Gran rompicoglioni, dice Pannella. Io devo tradurre perché lui sta lì dietro e non. Già passate verso Venezia? Vieni, come ti chiami tu? Sono a 300 metri. Christian? Benissimo. Senti, se poi vuoi fra un po' ti diamo la parola, così io non ti conosco, così ci spieghi perché. Partono subito nelle catacombe. Perché come ti chiami di cognome? Christian. Christian Barbato. Per nome, con quel nome, sul cavolo tuo, perché abbiamo Cesare, il chilo del Quirinale, capito? No, sì, appunto, non te ne parlo, non so sì, che è convinto e non tratto di quello del Quirinale. Allora, adesso io direi di. Dare la parola, stanno vicini, stanno a 200 metri, allora però io vorrei dare la parola perché è un po' diciamo una rappresentazione di quello che in questo momento con la non violenza e con la disobbedienza civile sta portando avanti il movimento radicale, il partito radicale transnazionale, il detenuto ignoto, Radicali Italiani e l'associazione Luca Coscioni. Allora, se c'è Maria Antonietta, eccola. No, non la vedevo più. No, diamo la parola a Mina, vai a Mina. Mina? No, sì. Non vi litigate, però stanno facendo, lei da più giorni, e Mina si è aggregata, una battaglia credo fondamentale, che è poi una battaglia storica dell'associazione Luca Coscioni. Guarda, lo devi tenere vicino, se no si sente. Sì, ecco, grazie. Grazie a tutti che siete qui. Io personalmente io sono co-presidente dell'Associazione Luca Coscioni, mi chiamo Mina Welby e voglio rappresentare qui i malati tutti, tutti quelli che potrebbero usufruire anche di queste cure alternative, perché conosco persone che potrebbero accedere. Però siccome la cura qui a Roma, in certe ASL, viene ritenuta troppo costosa, stamattina proprio mi ha telefonato un ragazzo con una patologia di mal di testa terribile, una cefalea a grappolo, e mi ha detto che costerebbe 12.000 euro l'anno. Ma se queste cure si producessero qui in Italia, sono sicura che costerebbero molto, ma molto, ma molto di meno. Quindi io chiederei anche al Ministero della Salute di fare in maniera che si facessero più possibili, dessero più possibilità di esperimenti sulle persone per le cure anche con la cannabis, per varie patologie, perché le cefalie incurabili con nessun prodotto della farmacopea tradizionale è difficile e anche molto invalidante.
E poi ci sono anche le possibilità per altre patologie gravi e gravissime, come Rita già aveva detto, anche questa è una testimonianza che ho avuto per un articolo dal Canada, che anche per i malati di sclerosi laterale amiotrofica c'è una possibilità di aumentare la capacità respiratoria e ritardare la tracheotomia e allungare in questa maniera anche una possibilità di vita. Chiedo che questa militanza qui oggi venga messa, dovrebbe entrare anche nei livelli essenziali di assistenza. Maria Antonietta Farina Coscioni sta facendo lo sciopero della fame di dialogo con il governo dal 27 ottobre. Io mi sono aggiunta a lei per dare forza allo sciopero della fame che avevano fatto appunto i malati di sclerosi laterale amiotrofica, che erano 70 a fare questo sciopero, e chiediamo che vengano approvati i LEA, i livelli essenziali di assistenza, e il nomenclatore tarifario che non è ancora aggiornato e sta ancora al 1999. Quindi ci sono molte tecnologie di cui potrebbero usufruire malati gravissimi, anche specialmente malati di SLA, LOCD-IN, tetraplegici, ma con difficoltà appunto, e non vengono facilmente accordati. Ecco. Grazie, grazie a Mina, e adesso do la parola a Irene Testa, segretaria dell'associazione Il Detenuto Ignoto. Due parole le devi dire, anche perché quello che stiamo facendo è molto collegato con la giustizia, che ha milioni di procedimenti penali pendenti, 5 milioni per l'esattezza, quindi ha intasato tutto, e con il carcere. Con Irene abbiamo girato molte carceri italiane e abbiamo potuto toccare con mano che ci finisce gente che in carcere non dovrebbe starci. Grazie Rita. Beh sì, certo, girando le carceri in Italia si vedono appunto moltissime persone che stanno in carcere anche per pochissime quantità di droga. Vediamo ragazzi molto giovani, a volte ventenni, diciannovenni, che finiscono in questo sistema che magari per la prima volta, anziché come dire, rieducarli, lo sappiamo bene, le nostre carceri oggi per come sono non sono in grado di rieducare proprio nessuno, ma questi ragazzi spesso quando escono da lì come dire, vengono quasi incamminati verso quella strada che li porta poi a delinquere peggio di come hanno fatto prima di entrare. E soprattutto questi ragazzi, spesso magari tossicodipendenti, non ricevono delle cure, vengono trattati magari con psicofarmaci molto forti e quindi anche poco controllati delle volte, a causa del fatto che proprio mancano magari anche il personale medico, psichiatri, psicologi, e poi spesso abbiamo visto come cosa accade, molti di questi ragazzi finiscono per togliersi la vita in carcere. Vediamo appunto che il numero dei suicidi è elevatissimo, sono, mi pare a oggi, 52 le persone che si sono levate la vita dall'inizio dell'anno, e molti di questi sono appunto ragazzi con problemi di tossicodipendenza. C'è poi anche per quanto riguarda chiaramente i malati che come dire, traggono beneficio da questa sostanza, per esempio i malati di sclerosi multipla, molti di loro non sopportano il farmaco tradizionale, l'interferone, perché provoca anche degli effetti collaterali molto forti, quindi febbre, insomma in qualche modo fa star male spesso i pazienti, e molti di questi invece traggono beneficio dalla cannabis. Quindi io non vedo per quale motivo non si possano e non si debbano, se in qualche modo migliora la loro situazione, usare questo farmaco. E poi è assurdo che in alcune regioni questo si possa fare e in altre no. Quindi credo che questa battaglia principalmente portata avanti da Rita Bernardini sia davvero meritevole. Marco Pannella qui a questo evento antiproibizionista per i malati. Marco, è una riconferma un pochino della militanza radicale
per quanto riguarda questa battaglia di civiltà. Sì, infatti ho letto nella presentazione di questa mattinata che sin dagli anni 70 lotto e lottiamo. Vorrei fare una piccola correzione di 10 anni dall'inizio degli anni 60, e dico però, qui colgo l'occasione, ritengo che entro 2 o 3 anni non solo e in particolare in Italia, ma in buona parte del mondo vinceremo questa battaglia di libertà, perché non è tanto anti quella stronzata criminale che è la proibizione, ma per la responsabilità che si accompagna alla libertà. Se non c'è libertà non c'è responsabilità. Ecco, poi è anche un discorso abbastanza transnazionale. Sappiamo che negli Stati Uniti è stato addirittura approvato in alcuni stati l'utilizzo ludico della canapa. Sì, certo. Ma sto dicendo che ormai il cammino iniziato per noi in solitudine, direi quasi mondiale, appunto ritengo che entro 2 o 3 anni potete promettere che dappertutto ce la si farà. Ultima cosa, ieri da Vespa, la prima volta, come è sembrata, come ti è parsa? No, mi è parsa una sola cosa, non mi è parsa niente, perché a mezzanotte, quando l'ho dato, non sapevo che la davano, perché l'avevo registrato da quella troia, di Bruno Vespa, di Porta a Porta, l'avevo registrata 9 giorni fa, quindi ha dovuto tenerla 9 giorni e sere per manipolare un po', non l'ho vista. Dico semplicemente che la vedrò, e come è sembrato agli altri, tutti mi dicono che bello sforzo, che è sembrata benino. Infatti quelli ci hanno messo 9 giorni per cercare di metterci un po' di zeppe, zeppine, e poi soprattutto di darla di notte senza preavviso. Lo denunciamo, questo è un degno cittadino di uno Stato criminale come tecnicamente lo Stato italiano. Grazie Marco.